Buonasera di nuovo, appunto per questa puntata di Voci Transnazionali, che insieme al nostro ospite abbiamo Shadi Amati, e parleremo di Siria. Una vicenda che si trascina ormai da più di un anno, e la situazione purtroppo non accenna a attenuare la comunità, soprattutto per quanto riguarda le comunità e i figli che vivono in Siria. C'è una larga fetta della popolazione, adesso ci dirà meglio Chadi, che si sta rivoltando nei confronti appunto del regime di Bashar al-Assad. E io comincerei subito con, ovviamente, salutare e ringraziare Chadi, chiedendogli subito intanto qual è la situazione al momento, l'aggiornamento più recente possibile che ha relativamente alla comunità, appunto alle comunità civili. A te, Shadi. Sì, buonasera a voi. Gli aggiornamenti, quelli che arrivano dalla Siria, ovviamente sono, come sempre, da un anno e mezzo a questa parte, disastrosi. È notizia proprio di ieri dell'uso del fosforo bianco sopra la città di Deir ez-Zor, quindi una città che sta nel deserto. A proposito delle comunità sociali, civili e quindi anche delle varie presenze religiose che ci sono all'interno del paese, c'è nata una disgregazione della società, cioè le varie comunità stanno affrontando un discorso che potremmo chiamare di settarismo. Cioè, è presente in alcune zone della Siria dei problemi religiosi, cioè di tolleranza reciproca, causati da un intervento prolungato del governo, causato a creare questi, diciamo, scontri interreligiosi tra le varie comunità presenti in Siria. Dobbiamo pensare che la Siria, come avevo già detto qua a voi e ai nostri amici spettatori, è un paese da millenni, ha una convivenza religiosa molto profonda, armoniosa e tollerante. Allora questa convivenza viene portata in crisi proprio dal regime siriano in questo periodo come carta di sopravvivenza, come carta per mantenersi l'appoggio della comunità alawita e di quella cristiana presente nel paese. Shadi, relativamente appunto a questo aspetto, allora, gli alawiti sono, diciamo, adesso alcuni dicono una setta, una religione a parte rispetto al mondo islamico. Comunque sia, diciamo, sono una comunità a sé stante, che è stanziale in Siria dalla notte dei tempi, potremmo dire. Però ho letto appunto che c'è stato un bombardamento a un quartiere che si chiama Mezzeh, credo che si chiami così, un quartiere a Damasco, che è proprio popolato da alawiti in massima parte. Ecco, io presumibilmente penso appunto che questo bombardamento, parlando di bombardamento, si possa dare per scontato che si tratti di truppe in qualche modo governative. Però mi chiedo anche, siccome è alla guida anche, o almeno io so che è alla guida anche Assad, come si spiega? Cioè, è veramente un gioco al massacro per sparigliare, per creare ancora più, o c'è una ratio in questo? Ma il quartiere che tu citavi è quello del Mezzi, dove anch'io ho abitato, è a Damasco, un quartiere che praticamente si affaccia su un'autostrada, la famosa autostrada del Mezzi. Non sapevo che fosse a maggioranza alawita, comunque io ci ho abitato per 2 mesi interi. Bene, il bombardamento, che ovviamente è opera del regime, perché solo il regime possiede un'aviazione, degli elicotteri, mentre gli altri hanno dei mitragliatori, hanno forse qualche lanciarazzo, quindi c'è una disparità di livello di armamenti. Si può spiegare col fatto che non tutti gli alawiti stanno col presidente, come invece teoricamente o tendenzialmente si va a credere. Voglio citare un esempio di Kardaha, che è la città di origine del presidente Assad, un'enclave alawita, dove circa 2 mesi fa ci fu uno scontro a fuoco tra membri della famiglia presidenziale e un'altra famiglia che di cognome fa Osman. I bombardamenti colpiscono tutti, colpiscono anche gli alawiti a volte,
Poi c'è sempre la storia che i quadri dell'esercito siriano sono composti per la maggior parte, sì, da alawiti, ma non tutti gli alawiti, che sono all'incirca 1,5 milioni in Siria, godono tutti quanti di benefici, anzi. Ho capito. Senti, cioè, parlando diciamo di fatti di cronaca, se così si può distinguere in qualche modo abbastanza anche forse speciosa la cosa, le notizie dalla Siria in qualche modo noi le abbiamo grazie appunto, come per esempio noi che abbiamo te come in qualche modo persona che ci dà le notizie e ci fa un rapporto della situazione al momento, ma anche grazie a un po' anche a internet. E nei giorni scorsi abbiamo saputo che c'è stato una specie di blackout di internet. Ecco, come si è risolta la cosa? Se si è risolta, continua, è stato un colpo governativo diciamo irreversibile o si è in qualche modo riappianata la situazione e quindi i collegamenti sono di nuovo possibili. Sì, il blackout delle telecomunicazioni è durato per 48 ore, comprendeva internet e telefonia in tutta la Siria. Ovviamente il blackout è stato causato dal regime che ha staccato le linee telefoniche, ha staccato internet. La situazione si è ristabilita dopo 48 ore. E questo evento, cioè allo staccamento di telefono internet, gli attivisti siriani, insomma all'estero, quelli della diaspora, hanno risposto rievocando una frase che era qui Damasco, no? Cioè rievocando un episodio che è accaduto nel 56, di quando l'aviazione francese e inglese bombardarono l'Egitto perché Nasser aveva tolto l'azienda del canale di Suez, no? Dalle mani dei francesi inglesi, l'aveva nazionalizzata. Allora la radio del Cairo fu bombardata e riniziò a trasmettere da dove? Da Damasco. Allora il conduttore disse, quando esordì, qui Damasco risponde, parla il Cairo, no? Da Damasco parla il Cairo. E allora anche noi abbiamo fatto così via Facebook, dicendo da Milano qui parla Damasco, qui parla Homs, per sempre mantenere accesa una luce di speranza e mandare un segnale forte ai nostri parenti, ai nostri amici, che noi sapevamo quello che accadeva e che noi eravamo con loro. Per fortuna In qualche l'episodio modo è si è un po' una trasposizione medio orientale della vecchia esperienza di Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale per l'Europa. Esatto, bravissimo. La stessa cosa che noi abbiamo fatto, è accaduta anche a noi nel passato, l'abbiamo riproposta anche questa volta. Per fortuna si è ristabilita le linee e i contatti all'interno del paese. Ma quello che fa riflettere, un regime ha anche avuto la possibilità, le mani libere di compiere questa cosa, di oscurare un paese per 48 ore senza che la comunità internazionale facesse niente. È una cosa pazzesca. Sì, in effetti poi insomma, soprattutto per sapere qual è il polso della situazione, è necessario ovviamente che ci siano dei collegamenti e ovviamente appunto tu accennavi alla comunità internazionale e i movimenti internazionali sono un pochino anche quelli che possono prospettare una speranza di soluzione per questa vicenda. E io proprio di movimenti internazionali, tra virgolette, vorrei parlarti perché pare appunto che Hillary Clinton, che è il segretario di Stato USA, e Sergei Lavrov, che è il ministero degli esteri russo, si siano incontrati e diciamo a Dublino, poi peraltro, i commentatori internazionali parlano e accennano del fatto che la copertura prima che era monolitica in qualche modo della Russia relativamente al regime di Assad stia un pochino più attenuandosi. Ecco, voi tu che tipo di notizie hai in merito? Qual è la sensibilità che si vive su questo? So che ci sono stati degli incontri, è bene che questi incontri continuano. Doveva essere, e l'avevo anche già ripetuto qui,
aperto un tavolo di trattative con la Russia già forse da un anno per evitare questo bagno di sangue che si sta consumando all'interno del paese. Bisogna includere in questo processo di mediazione anche l'Iran. Gli Stati Uniti devono parlare con l'Iran per trovare una soluzione all'interno del paese. E poi sullo schieramento dei Patriot, no? Che se ne sta parlando molto al confine della Turchia. Sì. Io credo che non sia il segnale di un intervento imminente da parte degli americani in Siria, ma è semplicemente un avvertimento e poi una maniera, uno strumento difensivo della Turchia, perché l'esercito siriano regolare aveva lanciato dei colpi di mortaio all'interno del territorio turco, sono caduti questi colpi, no? E quindi questi Patriot sono semplicemente, a parer mio, per uno scopo cautelativo. Bisogna pensare che se qualcuno intervenisse in Siria ci sarebbe una risposta iraniana. Nessuno vuole che l'Iran faccia una risposta, per di più difendendo la Siria, perché dopo interverrebbe anche la Russia in questo caso, no? Indirettamente o direttamente. Quindi insomma tu parli di scenari di allargamento di tutta la questione a una situazione di guerra conclamata, insomma, ecco. Questo sì, ma quello che dicevo, Gianni, è che nessuno interverrà mai in Siria perché non l'hanno fatto prima. Sono passati quasi 2 anni a marzo. 2 anni che siamo ancora qui e mi sento dire in giro, dibattere molto su possibile intervento americano. Su questo si dibatte. Non si dibatte che ci sono 40.000 morti, non si dibatte delle donne come Hanadi Zahlout, che era venuta qua in Italia, portata da Amnesty. Lei è alawita, no? Che è stata buttata in prigione dal regime, è stata rinchiusa in una stanza e ha avuto anche problemi alla spina dorsale perché la stanza era piccolissima, no? Dove una persona non poteva neanche muoversi. Su questo noi dovremmo parlare. Sì, infatti di questo in qualche modo abbiamo già parlato con te in altre puntate, cioè sul fatto di, insomma, l'ipotesi di intervento. Ecco, l'ipotesi di intervento armato è una cosa che in qualche modo nella comunità, insomma, o nelle fazioni che si stanno rivoltando nei confronti di Assad è maturata, nel senso è più desiderata adesso rispetto a prima, perché magari prima si aveva più l'impressione che si sarebbe potuto riuscire a scalzare il regime di Assad in modo autonomo e indipendente, oppure adesso appunto c'è la percezione che serve necessariamente un intervento esterno, cruento che sia. Gianni, io prima, come ti avevo anticipato, ho parlato con un mio amico di Homs, che adesso è nella periferia di Damasco, si trova, fa su e in giù. Lui ha scritto una frase su Skype che dice ora voi volete intervenire? Punto esclamativo? No? E questo significa tutto. Significa che la gente, no? vedrebbe questo intervento come un'ipocrisia, ma non crede neanche che ci sia l'intervento. Non vogliono interferenze di nessuno, vogliono essere lasciati da soli a combattere come loro hanno fatto durante questo tempo e non vogliono essere neanche giudicati, perché noi in Occidente siamo troppo presi a giudicare questi arabi, quello che fanno, non siamo mai impegnati con loro a dialogare. E quindi anche su quello che accadrà in Siria nessuno interverrà, la questione verrà risolta internamente, però poi noi non ci dovremo permettere di lamentarci sui risultati che in Siria arriveranno, perché noi non abbiamo fatto nulla, e questa è la verità, non abbiamo fatto nulla per aiutarli. Ci sono 2 milioni e 500 mila sfollati interni, adesso è inverno, e si riparano sotto gli ulivi, no? Perché le case vengono bombardate. Ci sono 500 mila profughi in condizioni pessime, basta andare a vedere il campo di Zatari, no? Che sta in mezzo al deserto, questi stanno sotto le tende nel deserto con servizi igienici insufficienti. Cosa dobbiamo fare? Dovremmo aiutarli, ma non lo facciamo. Beh, perlomeno diciamo l'appoggio ai profughi, quello mi sembra che sarebbe perlomeno doveroso, e anche perché insomma meno compromettente un quadro interno che insomma è una questione umanitaria, non ci sarebbe neanche da
da dover discettare tanto sull'opportunità o meno. Piuttosto, appunto, pare che la soglia sia effettivamente in modo ipocrita questa cosa delle armi chimiche. Mi stavi accennando tu in apertura che sono state utilizzate armi ordigni al fosforo, che non so se possono non chiamarsi armi chimiche, ma comunque sia sono qualcosa, credo anche proibito dalle convenzioni internazionali. E pare appunto che questa qua delle armi chimiche sia la mossa, diciamo, l'ultimo colpo di coda disperato del regime che potrebbe mettere in atto appunto Assad, quasi in un tentativo tipo dopo di me la distruzione di nulla. Tu che ne pensi? Ma io penso che in questo caso in Siria le armi chimiche ci sono, non è come l'Iran o come Colin Powell che andò a mostrare delle foto false, no? Che se noi poi abbiamo visto anche su Rai Storia, intervistavano i servizi segreti francesi che sapevano che quelle foto erano false e quei risultati fossero false. In Siria ci sono delle armi chimiche, c'è il sarin, questo gas che veniva usato addirittura al tempo forse della prima guerra mondiale, che Sì, le prime guerre coloniali italiane lo utilizzarono purtroppo. il sarin, esatto, questo tipo di gas, cioè che ci fa anche vedere la qualità tecnologica siriana bassissima, no? Però capace di produrre questo sarin, credo che l'abbiano già caricato nei missili da lanciare, e penso che in un eventuale colpo di testa, quando Assad si troverà rinchiuso nel suo palazzo, sapendo di essere circondato dai ribelli, allora forse potrà dar l'ordine di usarlo sopra Damasco. Ma facendo diciamo un pochino dei paragoni che poi vorrei fare anche rapidamente con delle situazioni che poi non possono essere paragonabili, però secondo me hanno anche una certa influenza, se non altro nella comunità delle persone, per esempio quello che sta succedendo in Egitto. Per utilizzare questi gas, queste armi chimiche, voglio dire, necessiterebbe perlomeno una decisione simile, una totale sintonia, nonché complicità a questo punto su un crimine internazionale tra Assad e i vertici dell'esercito. Ecco, questa sintonia, questa sinergia in questa azione, secondo te è scontata oppure un certo scollamento, data appunto il cappio che si stringe intorno a Assad, si sta realizzando? Ma io credo che da un certo punto di vista lui è durato proprio per la fedeltà che c'è nell'esercito, nei suoi uomini, nonostante non abbia usato tutti quanti i reparti proprio per un discorso di fedeltà. Credo che una scelta di questo genere vada poi ad adempiere qualche suo parente all'interno dei vertici militari con qualche brigata, no? E quindi credo che sia possibile, non ci sia rischio di nessun ammutinamento. Se noi pensiamo che Ali Mamluk, un suo cugino, è a capo dei servizi segreti siriani, ha altri zii e cugini come generali di brigata all'interno dell'esercito della fanteria siriana, possiamo benissimo pensare che gli uomini per compiere questa eventualità ce li abbia. Shadi, sei stato molto gentile con noi, siamo quasi in chiusura. Io ti volevo così al volo invitare, o meglio, chiedere la tua disponibilità a una cosa che avevamo già avuto. Noi su Voci Transnazionali abbiamo avuto dei report in qualche modo dall'Iran, o meglio, abbiamo avuto ospite Ismail Moades, che è rappresentante della comunità dei laureati italiani in Italia. E io ho pensato di fare un Voci Transnazionali su Libre TV, mettendo a fronte, facendo appunto più che facendo una commissione, perché secondo me, insomma, ci sono due accennati importanti, anche italiano e purtroppo anche abbastanza concretate e drammatiche. Ecco, volevo chiederti se tu sei disponibile come mai fare una puntata che cerchiamo di realizzare insieme una conversazione per poter vedere appunto e parlare un po' di questi rapporti più o meno
più o meno sotterranei che ci sta tra le due, i due regimi. Va bene, certo, ce l'hai di sicuro la mia disponibilità. Mi fa anche piacere, per dire poi agli amici iraniani, di avere forza e coraggio, perché Khomeini se ne deve andare insieme a Ahmadinejad e tutta la loro banda dall'Iran, e che noi di sicuro vinceremo, e poi toccherà anche a loro vincere la loro battaglia, perché non se ne può più. Sì, è una battaglia di libertà. Io ti volevo invitare soltanto in chiusura un ultimo commento sul, in qualche modo, quello che dovrebbe essere il protagonista nella ricerca della pace, che è l'ONU, sull'attività in qualche modo di Ban Ki-moon in questi ultimi mesi, queste ultime settimane da quando non ci siamo sentiti, se secondo te in qualche modo si sono attivati in modo efficace o meno. No, non si sono attivati in modo efficace, perché se hanno usato ieri il fosforo bianco sopra la città di Deir ez-Zor, questo rappresenta tutto quanto la loro capacità di agire o di coercizione contro il regime. Shadi, ti ringraziamo tanto di questa tua disponibilità, appunto, nel parlarci di questa vicenda. Ovviamente ti risentiremo, vedremo. Io dico sempre, speriamo in una circostanza che ci possa ascoltarti, dalla possibilità di ascoltarti con delle notizie migliori, perché obiettivamente qua è un'escalation continua. Comunque siamo in contatto, ci teniamo in contatto. Grazie ancora e bocca al lupo per il tuo lavoro, molto importante. Grazie, Shadi. Grazie a voi.